Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi andiamo avanti con i video dedicati al corso avanzato sui tarocchi Rider-Waite e parleremo dell'otto di coppe. Le parole chiave che vi voglio trasmettere sono inquietudine e introspezione. In che senso? Questo è un arcano che per via della sua inquietudine e insoddisfazione decide di intraprendere un cammino alla ricerca di un luogo tranquillo per esprimere appieno le sue potenzialità. Quando parlo della ricerca di un luogo tranquillo, ovviamente non intendo necessariamente un luogo fisico, a volte può essere anche una condizione mentale che viene chiamata in senso generale luogo favorevole per l'espressione della potenzialità, però ovviamente può essere anche uno stato mentale, una condizione, una situazione che si viene a creare. Ma adesso voglio subito entrare nei dettagli, quindi vediamo l'arcano nello specifico. Come ho detto nell'introduzione del video, l'otto di coppe rappresenta l'uomo che volge le spalle. A che cosa però? Alle certezze, alle sicurezze del presente e volge le spalle per affrontare l'ignoto, spinto dalla insoddisfazione e dalla speranza. Il pianeta e il segno associati sono Saturno e Pesci. Saturno indica l'autocontrollo, la meditazione, la costanza, la pazienza, anche il senso critico, la concretezza, l'umiltà e la riservatezza. I pesci invece indicano l'incoerenza, l'imprevedibilità, lo spirito sognatore, la sensibilità, l'emotività e l'attrazione per le utopie. Vediamo meglio la simbologia partendo dalla descrizione dell'arcano. Vediamo un uomo che si allontana a testa bassa, appoggiandosi ad un bastone. Sembra che sia diretto verso le alte montagne che sullo sfondo lasciano intravedere un valico e dietro l'uomo ci sono otto coppe. Disposte una sopra l'altra in modo ordinato. E nel cielo vediamo una luna. Partiamo proprio da questa per entrare nella simbologia. La luna è associata alla femminilità, all'inconscio, alle emozioni e ai mutamenti. La luna rappresenta la tenue luce dell'inconscio che guida il personaggio. Alcuni studiosi sostengono che quanto raffigurato nella carta non sia la luna, ma piuttosto un'eclissi di sole, perché effettivamente è un po' ambigua come luna. Se fosse un'eclissi di sole, la luce dell'inconscio lascerebbe il posto allo splendore della coscienza rappresentata dal sole. Le otto coppe che danno il nome all'arcano rappresentano le emozioni e i successi ottenuti dall'uomo che con grossi sacrifici è riuscito a disporle in perfetto ordine. L'uomo che si allontana volgendo le spalle alle proprie emozioni positive e negative si appoggia al bastone che simboleggia la volontà. Abbandona il fiume che è l'inconscio e gli scogli che sono il pericolo alla ricerca di terre più alte e ferme, simbolo di stabilità e di continuità. L'immagine ci ricorda un po' l'eremita, colui che ricerca la verità. Significati divinatori. La carta simboleggia la persona che riprogramma la propria vita. Progetti abbandonati per consapevolezza del proprio pudore, interruzione di rapporti, allontanamento dagli amici e dalle persone amate per perseguire obiettivi spirituali, coerenza con se stesso. Quindi l'arcano insegna all'individuo a muoversi nel mondo materiale, ci fa capire quindi che il possesso è unicamente una condizione emotiva e mentale, poiché in realtà niente ci appartiene. Ma possiamo solo usufruire dei doni che la vita ci offre. La vita stessa, del resto, ogni tanto ci ricorda questo insegnamento, obbligandoci a rinunciare a qualcosa e ponendoci di fronte ad alcuni eventi, magari un furto, un fallimento, un lutto, una separazione. Quindi l'individuo cessa di avere interesse verso i beni materiali, ad esempio, dopo aver lottato duramente per raggiungere una determinata posizione sociale, ci si sente insoddisfatti e quindi si sceglie di lanciarsi alla ricerca di qualcosa di meno materiale, ma spiritualmente più gratificante. Vediamo i diversi aspetti dell'arcano. L'aspetto psicologico ci parla di un'apparizione di questo arcano che è associata alla maturità emotiva dell'individuo, diventa un valore più profondo e alla consapevolezza che il successo e la notorietà sono illusioni transitorie.
Aspetto intellettuale è l'intelligenza creativa che ci permette di capire come si raccoglie ciò che si è seminato e di comprendere il significato della legge cosmica del karma. È colui che, rifiutando i vecchi ideali, va alla ricerca della spiritualità. Aspetto emotivo rappresenta colui che per uscire da una situazione limitante e per provare sentimenti più intensi e spirituali tronca ogni legame affettivo. Aspetto materiale simboleggia l'uomo che riprogramma la propria vita perché ha perduto qualsiasi interesse nelle cose materiali e l'abbandono di un passato che limita chiunque desideri qualcosa di meglio. Abbiamo terminato anche il viaggio nell'arcano del Lotto di Coppe. Io spero come sempre di esservi stata utile. Vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.